Absolutely. So to be a start with this really young team is an honor for me. So I try to be, you know, a light to follow for this young star for Italian cycling team. So yeah, we are here in Reggio Calabria, back in these roads after a long period, after 11 years, and back in these years I won two stages, and yeah, starting with the national team jersey, and then in this road, and then with the number one, for sure it's gonna be a special day. Not an easy day, but a special day. 11 years ago, you were young, pro. That was dreaming. Yeah, looking back, for sure, I'm happy in what I do in these past years, but still, I really want to continue winning and try to do my best for the next years. But at first, we try to break the ice in this 2023, because I'm following the first win of the season, and hopefully it can be the good day. Yeah, absolutely. We do already a good training racing block in Sicily now, another race, and looking at the Olympics, we are in a good way with qualification. We still need to do a good work to be sure, and then we use next year just to prepare the Olympics. About today, for sure, it's not an easy course. I know really well the last climb, and it's the crucial point where I need to hang on, where all the other team for sure attacks, but hopefully we can close the gap and then sprint along the sea in Reggio Calabria. Thank you, ciao ciao. Viviani, allora, cosa ti ricorda questo giro della città metropolitana di Reggio Calabria qualche anno fa? Ma il 2012 qui su queste strade ho vinto due tappe, la classifica generale, ovviamente era un momento diverso della mia carriera, dove cominciavo a lanciarmi nel mondo dei pro e a vincere le mie prime corse. Ora, con 80 vittorie all'attivo e tante grandi vittorie, l'oro olimpico, le varie tappe al giro, Tour e Vuelta, sicuramente sono un atleta diverso, ma con la stessa voglia di vincere, quindi questo è l'importante, ed oggi speriamo di riuscire a raggiungere la prima vittoria di questa stagione. Lo sai che sei il favorito, sei tornato dopo essere stato campione, è un giro difficile, molto selettivo. Sì, assolutamente, ci sono due salite, principalmente due salite lunghe, la distanza della giornata è intorno ai 170 km, quindi sarà resa anche un po' più difficile magari dalla pioggia. Per un atleta come me sicuramente dovremmo difenderci dagli attacchi che ci saranno, perché ovviamente sulla salita di Sant'Elia dovremmo veramente tenere il gruppo insieme e cercare di arrivare sul lungomare di Reggio Calabria e sprintare per la vittoria. Senti, per un ciclista quanto conta l'ambiente, non solo la bici, ma l'ambiente, cioè ciò che ti circonda, le bellezze che fa riferimento facente funzioni della città metropolitana? Ma conta tantissimo, più per il pubblico che per noi, perché purtroppo non ci godiamo quel bel panorama, nel senso che, a meno che non sia un momento proprio dove andiamo tranquilli, che allora abbiamo il tempo di guardarci un po' intorno, ma al resto siamo concentrati su quello che stiamo facendo e nello sforzo massimale che abbiamo. Quindi sicuramente è bello per il ciclismo, per il pubblico che ci segue, ed è bello partire da una città così ed arrivare sul lungomare Reggio Calabria, che già ieri nella presentazione ho visto può essere un qualcosa di speciale. Grazie a voi. Grazie.